Viste le variabili in gioco, potremmo pensare a una riformulazione generale di quelle che sono le tradizionali leggi della politica e delle gestioni societarie. Certo, il mondo musulmano non è il mondo occidentale, non è il mondo asiatico, le variabili in gioco sono veramente numerose. Io penso che inevitabilmente vedremo forme nuove di società, vedremo forme nuove di società civile, magari sul lungo periodo, magari non recentemente. Però accadrà qualche cosa della quale è impossibile un po' prevedere. Per esempio penso, che so, a un'inevitabilità della considerazione del ruolo della donna nella società, in queste società, che in Siria era molto più laico che in Egitto. Penso alle forme di solidarietà sociale che in qualche modo erano egemonizzate dai fratelli musulmani in Egitto e non in Siria, dove esisteva comunque uno straccio di welfare. Penso anche a quelli che sono i discorsi legati all'istituzione dell'obbligo e in qualche modo alla gestione dell'infanzia, che in questi paesi rappresenta una componente importante della società, e quindi alle aspettative che questo può generare e così via. Però qualcosa di innovativo vedremo. D'altra parte queste società non potevano più rimanere ferme, questo era il punto. Probabilmente la disoccupazione ha giocato un ruolo dal punto di vista rivendicativo, dal punto di vista di una presa di coscienza più rapida, maggiormente rapida, veloce e profonda, di quanto invece non abbiano le società potentemente strutturate, ancorate ancora per esempio a forme tayloriste di produzione. Penso alla Corea del Sud, dove le forme di lotta e di antagonismo sono molto legate a una classe operaia che è ancora di tipo classico, di tipo catene di montaggio, di tipo fordista in fin dei conti. Quindi qui siamo di fronte a un superamento sia del posteriorismo, sia del fordismo e sia di alcuni modelli che ci avevano insegnato, erano quelli che anche il nostro paese aveva vissuto, che erano quelli del boom economico, della coscientizzazione e in qualche modo della partitizzazione attraverso il PC della classe operaia italiana. Quindi in qualche modo la disoccupazione è un elemento nuovo, soprattutto perché in questi paesi è un tipo di disoccupazione che si sta aggravando parecchio, perché il turismo era una fonte di entrate importante e noi eravamo ancora legati a forme di produzione industriali. Invece il turismo in Egitto è la seconda voce di entrate. Il Mar Rosso provoca un indotto enorme tra la gestione dei trasporti, la gestione degli alberghi sia grandi che piccoli, la gestione delle gite turistiche, c'è un indotto notevole, qualcosa di paragonabile a Rimini, solo che Rimini è stagionale, ormai il Mar Rosso era diventato, diciamo così, annuale. Nel senso che era un po' come la Tunisia, quando qualcuno, che so, era in crisi di coppia, andava una settimana in Mar Rosso, anche se era Natale o se era febbraio o se era marzo. Il ruolo dei social media è sempre maggiore, sempre più importante. In qualche modo, ieri lo si diceva, una volta si andava a volantinare davanti alle fabbriche, davanti al comune, e adesso si vede nei social media, quindi è un ruolo, direi, determinante. Però determinante secondo me non significa decisivo sì, ma sui tempi di accelerazione delle mobilitazioni, sul confronto, gli stati come hanno risposto a questo? Molti stati hanno risposto chiudendo semplicemente, nel senso che quando arrivano delle ondate che non si capisce se siano organizzate o meno di richieste o di hype, comunque gente che sostiene tutta una stessa cosa, molti stati usano ancora un'autorità che sta sparendo, perché è ancora la famosa sovranità nazionale che esiste sempre meno. Adesso io l'anno scorso avevo fatto un esempio che vorrei rifare. Quando ancora 15 anni fa il Viagra non era in Italia, a chi interessava il Viagra si era già andato a comprare o in Svizzera o sulla rete. Questo dimostra che in qualche modo c'è un concetto di territorio, un concetto di nazione che la rete supera. Solo che i sistemi difensivi, che so, penso alla Cina, penso all'Iran, penso alla Corea del Nord, penso a certe parti degli Stati Uniti, nonostante tutto, nonostante questo paese sia la bandiera di libertà assoluta per internet, fanno intervenire delle strutture, delle cose per evitare che questi collegamenti possano, diciamo così, velocizzare, facilitare, catalizzare
dei fenomeni sociali.